E ben ritrovati di nuovo su Review You, un altro prodotto pensato per gli appassionati della pizza e della panificazione. Si tratta di una cassetta, anzi due cassette, ideali per riporre all'interno impasti, panetti, tagliatelle, gnocchi, appena fatto quello che volete. Io l'ho acquistate per fare delle pizzate, diciamo, abbondanti, quindi quando avete intenzione magari di invitare tanti amici o tanti parenti e dovete disporre tanti panetti all'interno della pizza, sono veramente ideali. Come dimensioni abbiamo 60x40x10 cm di altezza, il coperchio un 2 cm d'altezza, e questo set che si compone da coperchio, una cassetta che è questa qua e un'altra cassetta questa qua, li trovate all'incirca, ora con lo sconto che ho appena visto essere presente sul sito di Amazon, precisamente sulla pagina dove l'acquistate, li trovate all'incirca a 28 euro. Quindi link in descrizione per questo prodotto che vedete preciso identico, e devo dire che adesso comunque ve le vado a mostrare, ma sono delle cassette che valgono davvero la pena. Perché? Perché in termini di materiale sono veramente robuste. Come vedete c'è spessore di materiale, non ci sono scalini all'interno, quegli odiosi scalini che molte bacinelle invece contengono, quindi quando andate poi a staccare i panetti è un po' un disastro perché si fa fatica. Invece in questo caso è veramente comodissimo perché non ci sono degli scalini. Quindi attenzione anche ai vari prodotti, perché sembrano simili ma variano. È anche per questo che vi lascio il link in descrizione. Vi faccio vedere come si possono appunto impilare. Quindi grazie a questa presenza di scanalatura, diciamo, andate a riporla una sopra l'altra e si incastrano e si chiudono. Come vedete si appoggiano e non si muovono più, poi rimangono incastrati. Quindi c'è sempre il discorso che la chiusura non è ermetica al 100% come la pellicola, però appunto i panetti non si seccano ed è ideale. E poi il coperchio lo potete riporre al di sopra in questo modo, c'è questa chiusura che vi faccio vedere tramite questi due spero che si riesca a vedere questi due, diciamo, queste due tacchettine. Quindi sentite, va a chiudere, e questo anche dall'altra parte, e quindi qua non si muove più niente, bella chiusa ermeticamente, non ermeticamente al 100% ma diciamo ermeticamente. E cosa vi volevo dire, si possono acquistare ovviamente altre cassettine da impilare, quindi potete fare la torre che volete, e come vedete il fondo è sempre predisposto per aumentare. Devo dire che è un'ottima, per il prezzo è veramente un'ottima composizione, perché vi porto a casa due cassette più quella sopra, e devo dire quindi che è davvero un acquisto utilissimo. Se poi avete intenzione di fare delle pizzate, per dire, che non richiedono l'uso di tanti, cioè non vi richiedono di disporre all'interno tanti panetti, potete anche optare per questa più piccola della Genus Day, che vi lascio il link in descrizione anche qui del prodotto, e che sono andato a recensire sempre per voi, e vi lascio magari anche il link della video recensione. È più piccola rispetto a questa, dovrebbe essere un 30x40 se non ricordo male, mentre questa qua ovviamente si parla di un 60x40. Devo dire che mi sto trovando bene, e se avete qualsiasi domanda non esitate come sempre a chiedermi, perché rispondo quasi sempre a tutti, anche se magari ci metto un attimo. E niente, questo è tutto, vi lascio comunque altri link eventualmente di prodotti che ho recensito e che utilizzo per fare la pizza, che possono esservi utili. Se avete qualsiasi domanda sono qui, alla prossima review.